Dio, sa di sapone. Vai, mastica. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come avete visto l'altra volta e la volta prima ancora, ci sono state cose da assaggiare, cose da assaporare, che vengono da altri mondi, da altri lidi, da altri continenti, da altre città. Poi di recente ne è uscito uno perché io e Paolo siamo andati in Texas e abbiamo portato delle leccornie dall'America del Sud. Dall'America del Nord. Dall'America del Sud, e Texas è il Sud. Il Sud dell'America del Nord, l'America del Nord e del Sud. Ma questa volta invece è andata in missione Ambra, fuori dall'Europa, è andata a Londra, nel Regno Unito, ad ascoltare il suo cantante preferito. Quindi qui con me c'è Ambra! Brava! Evviva Ambrava! Ciao ragazzi! Che bei capelli! Già, merito di Dilis. Se c'è una cosa da dire, Dilis. Ora, io proporrei la stessa modalità dell'altra volta, ovvero ognuno di noi sceglie, assaggiamo, se una cosa ci piace ce la teniamo da parte. Ok. Se invece fa schifo a entrambi, la mettiamo in mezzo. Va bene. Inizia tu. Vedo che sono stati divisi però in maniera diversa dall'altra volta. Non lo so. Avevamo fatto salato e dolce. E adesso c'è schifo e schifo. Allora, comincerei alla grande con questo. Dato che sono cose che hai comprato tu, ricordiamoci, cioè le hai scelte anche. Cos'è? Allora, pesce e cioccolata? Premetto che io ho avuto tipo mezz'ora per comprare le cose perché sono stata 24 ore a Londra e ho scoperto che in tantissimi supermercati vendono le cose in... che lingua è? Cirillico. Snack non... consisting of brashtut. Di spazzolino? Snack di pesce lucertola essiccato. Quindi non è inglese, però gli inglesi sta roba se la mangiano. Non è l'unico. Guarda come l'ho aperto bene. Facciamo finta che sì. Cos'è l'odore? Di che sa? Di pesce. Però aspetta. No, mi ricorda un particolare seme d'acriceto che ho annusato una volta e... sì, quelle polverine con... No, anzi, era il mangime per pesci, sì, è uguale. Perché rose? Quindi deve assaggiarlo Maurizio o te? Com'è che funziona? Comincia lui. Ma io sono ottimista, secondo me non è male. Anche secondo me, è tipo un beef jerky di pesce. È un beef jerky di pesce, con una differenza pescioso. Che... che puzza in maniera devastante. Questo... A te piace? Non è male. Vero, che bello! Ricordiamo la regola che quindi ognuno dei due sceglierà per l'altro e poi ognuno si sceglierà cosa tenere per sé. Esatto, quindi cosa aspetta. Cosa far mangiare alla fine a chi perde. Ah, chi facciamo così, perde? Questo me lo prendo io. Dopo pesce secco ci vuole il Reese's Overload. Cos'è? Perché neanche io mi ricordo che cosa ho comprato. Allora, è uno snack a pretzel, caramello, burro d'arachidi e... arachidi, caramprezzel, burronello con un cappotto. Un cappotto? Al sapore di arachidi. È scritto coating. Perfetto, giusto. Secondo me è buono, è solo un pugno al fegato praticamente. Non è vero, non penso più che sia buono. Oh, guarda, sono due. Uno a testa. Uno per me, no. Questi mi sa che sono buoni. I Reese's non mentono mai. Credo sia buono, ma penso che siano 7 milioni di calorie allora, al primo morso. Non è male. Ma? È troppo dolce. No, non è così dolce, in realtà è caramello. Dolce salato. Dio mio. Quindi il padre nostro che apre il braccio. Ah, apriamo questa cosa che secondo me è abominevole. Cookie pop. Popcorn all'Oreo. Allora, qui Maurizio, devi usare... No, devi usare lo strumento. No, non lo fare. È riuscito, incredibile. 150 calorie. A popcorn probabilmente. Allora, 30 grammi sono 150 calorie. Vuol dire che 10 grammi sono 50 calorie. Un grammo sono 5 calorie. Mortè. A me gli Oreo piacciono un sacco, però in un popcorn non so. No, l'odore è proprio da popcorn. Ehi, che merda. Questo non mi incuriosisce un sacco. Stai cheta. Non potevo non prendere qualcosa di Harry Potter. È giusto, stai a erba, uovo marcio, salsiccia, sapone, vomito, pepe nero, lombrico, booger, non so cosa. Cosa è booger? Ora che siamo cioè, terra e cerume. Ahimè, cerume. Ah, porco. Alcune di queste cose si mangiano abitualmente. Tipo, tipo le caccole. Cerume. Caccole, sì. Chi è che non mangia le caccole? Ah, ma sono già divise, io pensavo che pescassi a caso. Considera che io vorrei quello alla salsiccia, che in teoria è questo. Ti piace la salsiccia? Te quale vuoi? La vorrei al sapone. Allora, non sa di niente. Vabbè, masticala, dai. Oh mio
Dio, sono di sapone. Veramente? Che l'hai rotta? È che certo che l'ho rotta. Vai, mastica, Maori. Ma cosa? Sei salsiccia! Davvero? Sì. Prova quella di... Che schifo, che schifo. Oh. No! Le andiamo a offrire a Marco e Claudio. Ah, ciao Marco, no, devi indovinare. Aspetta, devo censurarmi il brufolo, come faccio? No, stai girato un po' di tre quarti. Così. Allora, dai, dobbiamo capire, perché non riusciamo a capire che sapore hanno queste cose. Allora, due, ne abbiamo scelte due per loro. Marco? Sì. E una che sta arancione. Ok, dovete indovinare che gusto dovete è. Dovete capire che gusto è. Dentro c'è qualcosa, tra l'altro. Rompilo con i denti. Dovete masticarlo, però. Sa di muschio. Sa di muschio? Claudio, guarda invece... Claudio, guarda questo è vomito. Cazzo, allora davvero sa di vomito. Io non la mangio. Sono le caramelle di Harry Potter che ha comprato Ambra. Guarda, c'è una vena. No, non gli hai dato. No, la tua era caccola. Caccola? Ah, bene. Il mio è vomito palese. Non c'hai i rigurgiti. Volete assaggiare? Allora abbiamo. Ma io voglio fare la cena. Cerume. L'ho fatta prima. Abbiamo pepe nero. Non dobbiamo saperlo. Così. Ora devi scegliere. Adesso devo scegliere. Pepe nero. Se ti fai male volontariamente. Lombrico. Sport, lombrico. Io caccolo. Ma l'ha mangiato lui adesso. C'è ancora un pezzo di c'è anche caccola. Cerume. Ah, cerume. Prenderò questa all'uovo che l'avevo detto. Allora, questo non è caccola. Questo è muffa. La tua? Non sa di verme. Come non sa di verme? Tu hai assaggiato. Come fai verme? A sapere che sa il verme? Toh, sciacquati la bocca, questo è al sapone. Questo è uovo. Vabbè. Questa è quella che ho mangiato io, è l'unica che non ho detto. Qual è? Non lo proprio. Dammi la plastica. Questa è... Cos'era questo? Vediamo se lo indovini. Questo è sapone. Cos'era? L'uovo. Oh ragazzi, grazie. Il sapone non è male. No, ammazzatevi. Ne prendo un altro sapone. Al sapone. Che è un quarto d'ora che continui a dire: ah, io la voglio all'uovo, io la voglio all'uovo. L'avevamo concordato prima, da più pezzo di pesce. Cosa? Chi se li prende questi simpatici dolcetti? Nella merda vanno, nel pattume. Ambra, scegli tu adesso. Oh. Paolo, devi mangiare quella all'uovo marcio adesso. Che bello il pesce, madonna. Che bello il pesce, madonna. Vai. Scelgo questi. Great taste guaranteed. Pork scratching. È come se fossero i tipo... I ciccioli. Sembra polpo. Sembra un cornetto. Possono non essere buoni. Questo è odore di cotenna di porchetta. Senti anche il grasso dopo che hai morso. Ecco di che sapeva la carne. No. Credo che sia solo grasso. È grasso di maiale fritto. È esagerato anche per me, guarda. Chi lo prende? Lo vuoi? Così schifo non fa. No, credo sia una roba normale. Tipo ovetti di cioccolato. No, sono enormi. Ma credo siano normali. Cos'è? Un infa? Cos'è? Criptonite? Che cosa c'è da dire? È un problema mio col dolce. Ok. Palese. Non fanno cagare. Sono molto dolci. Un po' troppo. Però non sono cattivi. Questi chi li prende? Babbo, accettabili. Una foglia. Allora, io vorrei scegliere qualcosa che ho comprato apposta pensando a te. Questi. Dei muffin? Dei muffin arcobaleno. Li hai comprati pensando a me perché sono dolcissimi. Sono dolci. Infatti, quanto mi ama. Secondo me sono buoni. Allora, questi qui preparati perché dolci saranno di sicuro. Ah, un bel morso zuccherato, 600 milioni di calorie. La reazione, la criptonite. Credo sia morto. Oh, guarda com'è fuffoso. Il vero cibo del palestrato. Delle gallette di yogurt, strawberry, rice cake. Beh, lanciare no, dai, che la scelta è stata ottima perché sono prodotti che non si sono mai visti. Non già fa cagare. È vero. Allora, la gradazione del dolce la vedo dalla faccia di Maurizio. Questo non è super. Guarda, dolce. Dopo quello di prima. È accettabile. È inutile. Però io lo trovo accettabile. Ma è inutile. Lo vuoi tu? No. Rimangono i noodles. Ovviamente non possiamo cucinarli. Quindi, secondo me, sai cosa potremmo fare? Potremmo fare una sorta di finale. Ti ricordi che c'erano i macaroni in cheese? Oh no. Faremo altre sfide con altre nazioni. E ci sarà un mega video finale dove mangeremo e assaggeremo the shit. Sarà anche l'ultimo perché dopo. Sarà il mondiale delle robe di sarà merda. Immondizia. Ambra, tu ci devi dire cosa deve rimangiare Maurizio in chiusura. È vero. Quello all'uovo?
Sì. No, 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 abbiamo da fare. 58. Mangialo in ragazzi. Fretta, così ce la fai. Però mastica, se non mastica non vale. Ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa già. Ma lo farò. Che schifo. Ciao. La sai quella del tizio che entra nel bar con la maglietta al contrario? No? Non la so nemmeno io. Però quello che so è che sul canale ci sono un sacco di altri video fantastici. Non aspettare, guardali tutti, più volte. Tipo, se l'hai visti di fila, guardali poi sparsi.